Buonasera, buonasera. Video che non era in programma. Faccio un video che non era in programma. Stasera farò il video sulla Liga. Sempre sulla partita di ieri sera. Allora, questo è un video con cui mi rivolgo agli interisti. Sto spulciando su YouTube e anche i commenti su YouTube. Sto notando una sorta di depressione. Almeno su gran parte dei tifosi interisti. Oh, ad eccezione del buon Fabio Bergomi che seguo sempre e anche di Donato Inglese, il quale al solito, pur nel suo modo colorito di fare i suoi video, però mantiene un certo equilibrio, sia quando vince sia quando perde. Detto questo, io naturalmente mi rivolgo agli amici interisti usciti con una faccia da funerale ieri. Manco fosse l'Inter di De Boer, manco fosse l'Inter di Mazzarri, manco fosse l'Inter di Stramaccioni. Oh, ragazzi, equilibrio, equilibrio. Forse voi non vi rendete conto che così voi siete i primi a condizionare negativamente l'ambiente. Ragazzi, avete perso una partita. Una, le altre le avete tutte vinte. Cioè, ragazzi, io fossi in voi sarei fiero della vostra squadra. Non lo so, poi io sentendo questi commenti mi sono stato roso dal tarlo del dubbio, dal video che ho fatto ieri. Ma ragazzi, questi vedono tutta questa negatività. Questi vedono sto Lukaku. Criticano Lukaku. Ieri Lukaku si è sbattuto come non mai. Ragazzi, io sono il primo a dirvi che Lukaku l'avete pagato troppo. Sono il primo a dirvi che a mio avviso Icardi è meglio di Lukaku. Però dire che Lukaku ha fatto così schifo come state narrando voi, ragazzi, no, non ci sto. Non ci sto perché Lukaku, ragazzi, sì, chiaramente ha fatto qualche errore. Chiaramente non è UEA. Tanto per intenderci, non ci si avvicina neanche lontanamente. Secondo me, Duvan Zapata forse anche meglio di Lukaku. Però da qui a crocifiggerlo in questo modo, no. No, non ci sto, ragazzi. Ieri sì, ha fatto qualche errore tecnico. Magari poteva dare. Si è fatto fermare sul più bello nell'uno contro uno un paio di volte da Bonucci in area. Ma ragazzi, basti pensare che De Ligt, Alexandro sono stati messi sovente in difficoltà da Lukaku. Lukaku, secondo me, non dico che ha fatto la migliore partita da quando in Italia, ma ci si avvicina, eh. Se poi, ragazzi, voi vi aspettate Milito ed Eto'o, no, siete completamente fuori strada. Se poi lo volete paragonare non tanto a Milito, quando come caratteristiche, ma a Samuel Eto'o, ragazzi, siete completamente fuori strada. Samuel Eto'o era un campionissimo. Samuel Eto'o è stato secondo me, con Weah e Drogba è stato forse anche più di Weah e Drogba. Secondo me è stato il miglior calciatore africano di tutti i tempi. Samuel Eto'o. No, no, perché questa è l'impressione che mi state dando. Questa è l'impressione che mi state dando. Fatemi capire, ma da Lukaku, intanto che è mezzo infortunato e ancora fuori condizione, tenete presente che a Manchester Mourinho, il vostro José Mourinho, lo teneva in panchina. Cioè, non mi contesterete anche la valutazione di Mourinho. Che Lukaku non sia un campionissimo, voi lo state scoprendo ora. Io, seguendo la Premier League modestamente da molto, che non dico che è scarso, ma che è un incompiuto. È un incompiuto. Le migliori cose Lukaku le ha fatte all'Everton. Chiaro? Le ha fatte all'Everton. Il Chelsea, che a lungo ha detenuto la proprietà del suo cartellino, non ha mai creduto in lui fino in fondo. Lo stesso United, l'ho già detto poco fa, Mourinho non lo vedeva titolare e voi lo avete pagato 75 milioni. Oddio, nel Belgio ha fatto una caterva di gol, ma ragazzi, calma e gesso. Nel Belgio ha alle spalle Hazard, ha alle spalle Mertens, ha alle spalle De Bruyne, ha alle spalle Witzel,
cioè mica pizza e fichi. Alle spalle, forse il centrocampo più forte del mondo. Alle spalle Lukaku in nazionale. È facile fare gol con quella squadra. Fino a qualche anno fa ha avuto una Ingolan alle spalle. Cioè, ragazzi, se voi mi volete paragonare il pur bravissimo Sensi, che a me piace un casino, bravo Barella, Brozovic a questi mostri sacri, no, non ci so. Non mi piace questa crocifissione di Lukaku. Ieri si è sbattuto, ha giocato una gara di massimo impegno. Forse ha peccato in eccessivo altruismo in certi frangenti, ma da qui a dargli un'insufficienza, come sto sentendo da tanti interisti, no. No. A meno che voi no, con questo Lukaku non avete, ripeto, ribadisco, no, non avevate pensato di avere il nuovo Eto'o, perché siete completamente fuori strada se pensate questo. È un buon attaccante, un bravo attaccante, un generoso attaccante, ma tanto per dirne una, Mandzukic gli è ancora superiore. A 33 anni che non gioca più, Mandzukic gli è ancora superiore, che sia chiaro, tanto per parlare di attaccanti di peso. Comunque, a parte Lukaku, ho visto molto pessimismo. Ragazzi, se entrava il palo di Vesino, non so come si metteva la partita. O se Szczęsny non fa quel mezzo miracolo nel primo tempo su Lautaro Martinez, non so come si metteva la partita. Quindi non fasciatevi la testa prima di. Chiaramente la Juve è più forte, ha dimostrato di esserlo ed è ancora più forte. Ha una rosa più ampia, più qualificata, più di campioni. Ma da qui a buttare nel. Da qui a andarmene in depressione per una sconfitta? No. Ragazzi, neanche una settimana fa facevate un partitone a Barcellona che la metà bastava. Cioè, se dovete andare in depressione alla prima sconfitta con Conte, no, non va bene. Perché siete voi i primi a condizionare l'ambiente, se no. Che l'ambiente Inter sia volubile, sia diventa è diventato volubile, ma è diventato sotto Moratti volubile, perché l'ambiente Inter non era mica così con Pellegrini. Nonostante anche l'Inter di Pellegrini abbia atteso non poco per vincere. Ma io le isterie collettive che vedo quando non vince l'Inter, da Moratti in poi, non le ho viste con gli altri presidenti. Io sono abbastanza purtroppo vecchiotto per ricordarmi l'Inter di Pellegrini, addirittura l'Inter di Fraizzoli. Ricordo una rissa fra Altobelli e Hansi Müller in campo. Ma l'isteria nei propri tifosi. Ho visto un Inter di radice con un punto in quattro partite inizio campionato. Con Moratti Radice sarebbe stato fatto fuori. A fine anno arrivò in Coppa UEFA, che è un po' l'equivalente di arrivare in Champions adesso. Radice. Ragazzi, equilibrio, calma, calma. È vero che cominciavate un po' a crederci. Del resto, io nei vostri panni, non dico che avevi creduto allo scudetto, però. Avrei vissuto la giornata un po' come si viveva la giornata noi Juventini il primo anno con Conte. Ma giustamente, come dice Donato Inglese, sempre il buon Donato Inglese, la Juve il primo anno con Conte aveva Pirlo, aveva Vidal, aveva Marchisio che aveva già fatto vedere belle cose, aveva già Barzagli, Bonucci e Chiellini, aveva Buffon in porta. Forse le lacune le aveva proprio in attacco, dove aveva Vucinic, Quagliarella e Matri. Cioè, ottimi giocatori, non certo fuori classe. Ma aveva lo zoccolo duro in difesa a centrocampo. Ecco, Conte sta provando a fare la stessa cosa con l'Inter. È vero, ha di fronte una Juve stratosferica. Ha di fronte un Napoli potenzialmente fortissimo. Ha di fronte una Roma che se solo riesce a equilibrare la fase difensiva e può dire la sua anch'essa,
Non lo so, io l'unico difetto, il difetto secondo me dell'Inter, i difetti sono essenzialmente due. Sono essenzialmente due, che sono contati a centrocampo, perché se stanno bene i tre titolari, sono dei centrocampisti molto all'altezza. Sensi, Barella e Brozovic sono ottimi centrocampisti, forti centrocampisti, solo che non hanno ricambi adeguati. Questo. E manca un qualcosa in attacco. Manca, perché se vi aspettate che Sanchez e Lukaku facciano sfracelli, siete fuori strada. Perché se erano in grado di fare sfracelli, a quest'ora erano titolari a Manchester al posto di Rashford e al posto di Evans e al posto di Mata. Se questi erano in grado di fare sfracelli. Secondo me Lukaku lo avete pagato molto di più del suo reale valore. Secondo me. E qui non sono d'accordo con Donato Inglese e molti youtuber interisti. Secondo me Icardi avrebbe fatto meglio. Ribadisco ancora una volta il concetto. Icardi giocava male, ma lo facevano anche giocare male. L'unico che ha fatto giocare bene Icardi, lo ripeterò fino alla noia, si chiamava Walter Mazzarri. Perché Icardi a calcio sa giocare, ma se tu dopo 20 gol in pieno stile Moratti lo issi già sul piedistallo e gli dai la fascia di capitano, è normale che questo si monta la testa. Ma mi sembra evidente. E una volta che gli monti la testa, smontargliela è difficilissimo, lo uccidi mentalmente, come è accaduto lo scorso anno. Questo è quanto. Quindi, amici interisti, calma e gesso. Chiaramente la Juve è strafavorita per lo scudetto. Ma non siete una squadra da buttare. Anzi, in Champions forse l'unico rammarico che dovete avere è la pessima prestazione contro lo Slavia Praga. Quella può costarvi carissimo. Per il resto, non fasciatevi la testa, non è il caso. Avete perso una partita con la squadra più forte del campionato, tutto qui. Ma le altre le avete tutte vinte. Avete surclassato il Milan, avete battuto la Lazio, avete vinto soffrendo a Cagliari e lo vedete quanto vale il Cagliari. Lo stiamo vedendo quanto vale il Cagliari. Avete battuto 4-0 il Lecce che fuori casa sta facendo non bene di più. Non so cos'altro vogliate di più. Ripeto, se puntate già allo scudetto, oddio, tutto può succedere. Ma calma, gesso, calma e pedalare. È una squadra destinata a crescere negli anni. I cinesi non sono Moratti, l'ho detto in più video. I cinesi hanno pazienza, quella che manca al nostro calcio. I cinesi costruiranno passo dopo passo, come nella loro mentalità, la squadra. Quindi siate contenti dei notevoli passi in avanti che avete fatto, già con Spalletti, ancora di più con Conte. E non vi fasciate la testa. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale Numerosi. Ok? Qua si fanno commenti quando ho più obiettivi. Certo, un po' di sfortò ci va, ma qua siamo sportivi. Chi non viene tollerato è il cafone, l'ignorante e l'arrogante. Quello viene subito bannato. Dissing io non ne faccio con nessuno. Io mando subito a fanculo. Non faccio dissing con nessuno. Pollice in su, iscrivetevi al canale e state su di morale, cari interisti. Ciao.